Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Anzi, no, a tutti. Yu-Gi-Oh! A tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. E come state notando, io sto portando sempre più spesso gli occhiali. In realtà non sono occhiali da vista, ma sono solo per il computer, quindi io ci vedo ancora bene. E oggi siamo qui con l'opening di un lotto. Ovviamente ragazzi, però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, tiriamo fuori la roba. Allora ragazzi, qua abbiamo un po' di rovina e non è la carta di Flander, da andare ovviamente a spacchettare e vedere effettivamente cosa ho comprato, perché potrebbe esserci merda, potrebbe esserci roba interessante. Andiamo a vedere. Spoiler, non ho ancora pagato, quindi il ragazzo si deve sentire un po' in ansia, perché se non c'è tutto lo lincio. Allora, oh, bene bene, andiamo di common, dai. E speriamo in un miracolo, tipo quelli di Natale. Allora, allora, queste dovrebbero essere tutte common. Più, queste quelle più brutte, quelle in serie. Mamma mia, difo. Questa roba dovrei essere pieno. No, aspetta, non è tutto. Allora, vediamo. Mind Crush non è male. Poi, Trap Trick Trap Hall. Questa non è male. Risucchio non è male. Oh, te dirò. Ah, ok, la roba degli Structure Deck Dark World. Ok. Cattura non è male. Corruzione sta a qualcosa, credo. Tempesta, vabbè. Delle cartine oneste, nel senso. Traffic Garden. Cioè, della roba onesta. Onesta e basta. Diciamo che c'è possibilità di poterla vendere. Nel senso, questo sì. Non è una sfilza di carte da difo che mi fa mucchio e che non vedo l'ora di bruciarle. Altra roba, bestia cristallo. Comunque, ragazzi, tra qualche giorno partirò per il nazionale. Vi prometto che usciranno una caterba di video con gli altri ragazzi. Bello! Questa carina. Questa carina. Atipus pure. Carina, ragazzi. Nel senso, carina nei limiti, eh. E vi porterò una caterba di video e spero vi apprezziate, perché io starò con la webcam. Cioè, la webcam. La macchina fotografica H24, eh. Proverò a portarvi sia le decklist che video in compagnia con gli altri ragazzoni che fanno video. E Vergens è un figlio di puttana. No, faremo anche un opening insieme, eh. Del set nuovo, Wild qualcosa. Vabbè, ci stanno i dinosauri dentro. Durendal da Prio. Ci può sta. E comunque roba Traptrix, che fa sempre comodo. No. Ma che gli è successa? Vabbè. Quanto valeva prima? 50 centesimi? Ora è carta straccia. Allora, c'era qualcosa? Assolutamente no. Allora, no, qua le ultimate e niente, andiamo avanti. Io speravo tipo in un branded red super così a caso esotico. Allora, comunque vi spoilerò il mazzo che porto al Nazio. Porterò incredibilmente Traptrix. Cazzo duro, bambine pianta, dai, si può fare, si può vincere il Nazio. Ok, dopo mi sveglierò tutto sudato perché il day 1 avrò perso, il giorno dopo mi ubriacherò. Tanto per festeggiare l'evento, Vergens ha detto che non beve perché gli fa male lo stomaco, quindi vabbè, secondo me devo trovarmi altri amici, eh. Comunque ragazzi, tra di voi, chi vuole venire e fa serata insieme o dammi qualcosa, perché accetto, se mi volete lasciare qualcosa, va bene. Comunque, se volete fare anche serata insieme, io sono pronto a tutto, eh. Allora, abbiamo cose inutili. Dai, sì. Robina, sta a 50 centesimi. Dai, poi vabbè, roba bestia cristallo, token bestia cristallo. Poi abbiamo Sfinge. No, ragazzi, qua è proprio merda. Bene, bene. Allora, andiamo su qualcosa che potrebbe essere più bellino. Tipo questo deck box. Sì, deck box. Questo scatolone di Dimensional Force. Oh, vedo delle common slivate, quindi potrebbe essere mezzo interessante. No, questa è la roba più buona, ce la vediamo dopo. Prima voglio andare proprio de palta.
le voglio rompere i maroni con la roba di merda. Abbiamo burattino arnese. Mamma mia, che schifo. Rejack, Chaos Space, belli questi. Anche questa carina. Immortale, Brionac carino. Questa carina. Questa carina. Supporto Wither Painter Ultra. Questa carina. Dai, ho trovato della roba mezza interessante. Raflesia, questa bella. Questa mi serviva perché c'è una sola. Questi, boh, vabbè. Un altro Rejeki. Boh, i Danger. Se ci fossero tutti, te dirò che non ce li ho. Vabbè, ovviamente non credo in Nessie o in altri di questa portata. Però, dai, sapete, la roba un po' più mediocre. Allora, poi qua abbiamo altra palta. Oh, ecco, questa potrebbe essere interessante. Questa può essere interessante. Questa può essere interessante. Dai, che mi dai pure la fusione. Dai, dai, dai. Comunque, sti lotti pieni dei common sono sempre pieni di soddisfazioni, perché in mezzo c'è sempre la roba bellina. Però la vorrei che ci fosse veramente, non che fosse solo un... Abbiamo un'altra pinguicola, così per non tirarci indietro. Poi, sepoltura sciocca di Benic, anche questa è umana. Ho mio padre, mia sorella. Ragazzi, chi si vuole scopare mia sorella, però deve averci il cazzo di metallo, eh. Non credo ci sia niente. Bello questo! Sta tipo a 1,50€, ma è molto bello. Poi Nekumane, da OP, qua col silvering di merda sotto, perché la Konami non sa più stampare carte. Poi, vabbè, Mirmeleo, roba Traptrix. Che comunque in inglese? Sì, potrei sostituirla. No, la mia in inglese. Che cazzo me la metto a fare? Abbiamo dei bottomless. Questo cos'è? Collector? Assolutamente no. Però è Dotama. È super. Carta dinomorfia. Roba labyrinth. Oh, urario urgente. Assolutamente che schifo, perché io ce l'ho secret. Labirinto. Oh, sistema Argo. In quante copie? 2. Perfetto. Ci farò qualcosa? No. È ultra? Sì. È carina? No. La metto da parte? Sì. Allora, poi... un'altra robina, tanto per lui che, vabbè, è sempre onesto, discepolo di Ra, lui. Comunque non mi hai lasciato mio padre, eh? Non mi hai lasciato mio padre, mi hai lasciato solo mio zio totalmente inutile. Allora, un'altra robina, vediamo cosa c'è nel resto, perché secondo me altre gioie ci possono essere. Bello questo, peccato che non è secret. Oh, qua vedo delle carte foil e delle bustine. Abbiamo una carta da BLCR. Oh, sempre mio padre, grandissimo. Poi, boh, questo. Questa, vabbè, sepoltura la terza. Poi, punizione dogmatica, carina. Il resto è... Non c'è niente di collector. Questi carini, ma anche se l'hanno reprintati adesso. Questi erano forti, no, erano costosi tempo addietro. Il resto è, boh, tutto trap. Prossimo deck box. Abbiamo scavi fossili, roba inutile. Non c'è, proprio palesemente non c'è sprite blu. Wind in inglese. Belle questi in americano. Lui, che è salito di prezzo, boh, perché. Fa tipo mina. Poi Naturia Bestia, Barkion, Branded Red in americano. Molto bellina. Numero 2 che mi sa che non ce l'ho da parte, quindi uno mi sa che me lo tengo. Cat Shark, questo. Da Goddess, che ok, ci facciamo niente. Trishula, Mondo Perduto, Oviraptor, vabbè, sta roba è stata reprintata adesso. Questo, boh, questa da Tama, non so quanto sta. Carta del secolo, roba, boh, Flander. Che non so, ragazzi, nel 2023 c'è qualcuno che ancora gioca Flander? Allora, poi... roba Verna Silfide, che ne ho una tonnellata. Vi giuro, ragazzi, non sto scherzando. Dovrei venderli. Non c'ho tempo. Non c'ho tempo di caricarli. E non so neanche dove si trovano. Allora, abbiamo un Solemn Strike, carino. Poi, vabbè, roba rara. Roba Scareclaw, ma non c'è il link, quindi non mi serve. Ci farò assolutamente niente. Queste tutte uguali. Raptor. Cose a caso. Questo in americano? Boh, sembra di sì. Non capisco se sono in inglese o sono in americano. Rubina, che nel dubbio 6 per non manca mai. Malicious, ragazzi, sto Malicious, il tipo mi ha detto: ma lo vuoi? Gli ho detto: te dirò, boh, te dammelo. Però è veramente messo male. All'ultimo mazzetto, prima dell'ultimo deck box, prima dello scatolino con le ulti, abbiamo Ariadne, fusione bambola ombra, Aleister, questo me lo tengo da parte, l'incuribo, questo è quello vero. Poi Kaina, riavvio rosso, scatola, sputa fiumi infini cingoli. Oh, ecco, ragazzi, finalmente. Io spero siano perfetti, infatti non lo sono. Vabbè, sono in italiano, ma che cazzo me ne frega, a me ne servivano in inglese. Poi Max pacca metallo, poi, vabbè, cose a caso. Questo non l'ho mai visto.
però è molto bello. È una cazzo di lumaca assassina. Questo già è molto più interessante perché è in americano ed è forte e costa. Poi abbiamo Tempesta di più nell'arpia, Entità maggiore in test, Caliga, roba Invoked. Questo che è. E anche questi che hanno avuto periodi di maggiore hype rispetto adesso. Andiamo adesso all'ultimo deck box e vediamo effettivamente se c'è qualcosa di carino. Oh, queste rare, così tanto per, roba a caso, Mech Fusoliera, cose a caso, cose ninja, come se mi mancassero. E una Mitsu, altra roba ninja, un'altra Mitsu. Cioè io le prendo, le pago di più quando l'ho venduta tipo niente. Ecco la terza Mitsu. Qua, Tsuchinoko, bene. L'altra roba Danger che mi mancava. E adesso, ragazzi, adesso facciamo spazio alle vere carte costose, che sono quelle che mi hanno fatto spendere di più nel pratico, credo, non ricordo. E andiamo effettivamente a vedere le loro condizioni. Dovrebbero essere queste. Vediamo intanto se qua mi ha lasciato qualche altra carta bellina. Mi sembra giusto, nel senso non era necessaria. E andiamo a vedere le... Bam, le ulti. Abbiamo come prima Delteroth, molto bello. Vediamo il back. Poi abbiamo, vabbè, questa non è ulti, però, nel senso, è sempre secret. È con Stellar. È un po' imbarcata, però vabbè, ci sta. È pure bella pulita. Poi abbiamo un Omega, che anche questo sembra molto bellino. Sì, ci sta. Pleiades. Forse ho visto una piega, ma mi sa che mi sbaglio. Comunque, ragazzi, non utilizzate le perfect, che vi imbarcano le carte. Allora, andando avanti, poi abbiamo un Triver, molto bello. Il Satellar più bello di Yugi. Come prossimo abbiamo, l'avete già visto ovviamente, Tolomeo. Anche questo in condizioni più che ottimali. Come ultima, e non per importanza ovviamente, anche se comunque è una signora carta, abbiamo Costellazione Diamante. Ultimate in prima edizione, praticamente perfetto. Top, molto bellino, sono molto contento di averlo preso perché almeno adesso non è per D, ma c'ho tutto l'archetipo Max Rarity, eh. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento qual è la vostra carta preferita dell'intero lore. Io so un po' di parte, ma secondo me la più bella è questa. Insieme a suo fratello, che diciamo non lo voglio smintare, il fratello, che lo utilizzate per evocarlo. E niente ragazzi, detto questo, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!